Grazie a Nicola per la presentazione, grazie a tutti voi per essere qui. Io sono Giovanni Micocci, vengo da Lecce e lavoro da oltre 15 anni nell'ambito della progettazione e dello sviluppo web. Ho fondato lo studio Ingegni Multimediali, appunto, che è uno studio che opera nella realizzazione di soluzioni tecnologiche, strategie digitali che ci piace definire su misura, cioè andiamo proprio a cercare di realizzare quello che al cliente serve, utilizzando nel 70% dei casi WordPress, che utilizzo in ambito personale dal 2005, dalla versione se non erro 2.0, e poi dal 2009 sempre più frequentemente in ambito professionale. Perché? Perché sono pienamente convinto che WordPress è una piattaforma che ben si presta non solo alla realizzazione e allo sviluppo di blog e siti web, ma attraverso il fondamentale apporto delle API possiamo andare a utilizzarla appunto per realizzare quello che più ci interessa o che dobbiamo andare a realizzare. Nello specifico oggi appunto vi farò vedere un progetto che stiamo portando avanti da circa un annetto che prevede un utilizzo di WordPress esclusivamente lato back-end, cioè non è il classico sito che noi normalmente andiamo a fruire in cui ci sono dei contenuti, ma il back-end di WordPress ci fa in qualche modo da contenitore e ci organizza i contenuti che noi andiamo a presentare in modalità di realtà virtuale. Pertanto, tra un attimo vi farò vedere la piattaforma di realtà virtuale che abbiamo individuato, abbiamo scelto, che è iFrame. Poi vi presenterò brevemente PanoView, che è la nostra soluzione web che abbiamo sviluppato. E restando molto, non scendendo troppo nei dettagli del codice, ma in maniera molto semplice, proverò a farvi vedere l'approccio in realtà che poi abbiamo adottato per far sì che iFrame dialogasse con WordPress, o meglio che WordPress generasse poi il codice che serve ad iFrame. E poi, come diceva Nicola, insomma, alla fine, se rimarrà del tempo durante il coffee break e volete provare la modalità con i visori, sono qui a vostra disposizione anche per eventuali domande. Come dicevo, tutto è nato un anno fa, perché? Perché volevamo trovare, se volete, dei modi alternativi di sviluppare qualcosa da proporre ai nostri clienti. L'ambito della realtà virtuale si iniziava a sentire e si inizia a sentire sempre di più, supportato forse anche dal gaming, dove se ne fa largo uso. E se volete l'aneddoto che c'è stato, che ci ha fatto partire nello sviluppo di questo progetto, è stata la richiesta di un cliente che banalmente voleva inserire la foto fatta con l'iPhone, la foto panoramica all'interno del suo sito web. Un po' quello che poi ha fatto Facebook subito dopo, cioè la possibilità di uploadare una foto e vederla ruotata a 360 gradi. Girando in lungo e in largo, ci siamo ritrovati in iFrame, in questa piattaforma che da un attimo vi faccio vedere, che ci è piaciuta molto. Se volete poi anche la realtà virtuale e tutta questa nuova tecnologia a 360 gradi si sta molto sviluppando anche grazie ai supporti dei vari player online per i video a 360 gradi che stanno offrendo questo supporto, le varie Google Maps, eccetera, eccetera. C'è un proliferare di servizi che permettono, insomma, di fruire di questa tecnologia. Vi parlavo di iFrame. Cos'è iFrame? Per definizione, come si può leggere nel loro sito, è un framework web per costruire esperienze di realtà virtuale. Ci ha subito catturato, e per la semplicità, se volete, tra un attimo la farò vedere, ma soprattutto perché era un progetto che nasce da Mozilla. Nato da Mozilla, successivamente è diventato un progetto open source indipendente, però comunque supportato sempre da Mozilla. Ha un linguaggio di markup, per questo ci è sembrato molto semplice anche da capire e utilizzare, basato sul concetto dell'entità componente. E se volete, la cosa ancora più importante, ed era un po' quello che serviva a noi, può essere fruito attraverso un normale browser. Quindi non serve nessun tipo di app, non serve nulla di nulla se non un browser. Questo ci permette e vi fa intuire subito che lo possiamo vedere in ambito desktop, in ambito mobile, non c'è un particolare requisito di carattere hardware.
soprattutto l'utilizzo di un framework di questo genere permette di demandare al framework stesso tutto quello che è il lavoro sporco che per chi è sviluppatore sa bene bisogna andare a gestire, vuoi per compatibilità di sistemi operativi, vuoi per compatibilità di piattaforme. Allora noi ci preoccupiamo solamente di gestire il codice di markup, i tag. Tutto quello che è interfacciamento con piattaforme, browser, hardware, se la vede in maniera del tutto trasparente il framework. Si basa sull'HTML, quindi si basa su delle comunissime pagine HTML e supporta la maggior parte di tutte le varie piattaforme, dei vari anche device orientati alla realtà virtuale. Per ultimo, quello dell'altro giorno che è venuto fuori da Facebook con gli Oculus Go, ma ce ne sono tanti, c'è il Vive, c'è il Rift, c'è il VR. Fino ad arrivare anche, se volete, senza spendere cifre esorbitanti, ai cardboard in cartone di pochissimi euro, che ovviamente magari non ti offrono un'esperienza visiva degli hardware più di alta fascia, però ti danno comunque la possibilità di vivere un'esperienza di questo tipo. E i frame ci consente di avere delle performance ottimizzate per il web e quindi siamo tranquilli che tutto quello che gira all'interno della pagina è abbastanza semplice e, per tutto quello che è il browser. E la cosa sempre da sviluppatore che secondo me è abbastanza apprezzabile è che c'è l'esistenza del Visual Inspector, esattamente lo strumento per gli sviluppatori di Safari, i vari anche strumenti supportati da tutti gli altri browser. Io ho la possibilità attraverso il Visual Inspector di entrare nella scena e andare a capire le varie, così come faccio con l'HTML che vado a vedere il CSS, le varie cose dei vari tag, stessa cosa vado a vedere per l'entità della scena della realtà virtuale che cosa accade. Altra cosa importante, ci sta una libreria di componenti, spesso sui vari repository individuabile tranquillamente online, dove liberamente gli sviluppatori possono andare a contribuire facendo crescere quindi le funzionalità e che può andare a realizzare la piattaforma. Questo è il codice HTML di una pagina molto semplice, che non fa altro che disegnare una scena in cui c'è un piano verde su cui è poggiata una sfera, un box e un cilindro. Come potete vedere, ripeto, è una conoscenza HTML molto molto basica. Io vado ad importare lo script di iframe, dichiaro la scena e poi vado a posizionare il tag e i box, il tag della sfera dandogli una posizione, un raggio e un colore. Vado a posizionare il cilindro dandogli una posizione, il raggio che deve avere il cilindro e l'altezza e il colore, il piano d'appoggio e do anche un colore allo sfondo. Qui sul proiettore non si vede, comunque è un grigio molto chiaro. Lanciando banalmente, se andando di su quel link sostanzialmente riusciamo a vedere quella scena che in un attimo sostanzialmente ha implementato una scena a 360 gradi nella quale sono posizionati quei tre oggetti. Arriviamo a PanoView. PanoView è il nome che abbiamo dato alla nostra soluzione web, basata appunto sui concetti di realtà virtuale e su tutte le funzionalità che ci ha dato iframe, abbinandola a un backend fatto in WordPress. PanoView permette di vivere sostanzialmente delle esperienze di realtà virtuale immersiva utilizzando o un semplice browser, quindi tranquillamente bendandolo all'interno di un sito web, oppure posso fruire delle esperienze di realtà virtuale immersiva attraverso dei visori, banalmente anche dei cardboard in cartone, quindi andando a vedere dei contenuti che possono essere foto, video a 360 gradi abbinati anche ad un audio. Lo dicevo prima, possibilità di vederla su desktop, tablet, smartphone, non c'è necessità di scaricare nessuna app,
vado a fare un unico sviluppo per più piattaforme. Non ho la necessità di sviluppare l'app o il codice per l'app, ma un unico sviluppo e la possibilità di vederla ovunque. L'unico requisito è una connessione internet e un browser, e la nostra prima release l'anno scorso era stata fatta per un cliente, come vedete dai cardboard lì in foto, che andava al Vinitaly, quindi alla Fiera del Vino a Verona, dove è stato abbastanza interessante, se volete, per i compratori da tutto il mondo potersi vedere catapultati all'interno dei vigneti a oltre 1.000 km di distanza. Potevano vedere, potevano sentire. Ovviamente gli altri sensi non potevamo trasmettergli, però dallo stand del Vinitaly si sono trovati catapultati all'interno del vigneto ed è stata una cosa abbastanza interessante. Quali sono gli ambiti nei quali noi pensiamo possa essere utile una soluzione di questo tipo? Sicuramente i musei policulturali, dove riusciamo o è possibile fruire in qualunque parte del mondo di quella che è un'esperienza che invece normalmente devi andare a fare all'interno di un museo, una mostra, un allestimento. In ambito retail, lì nello schermo c'è la foto di un nostro virtual tour per un negozio a Lecce, dove dai la possibilità al tuo cliente di visitarti ed eventualmente anche interagire in maniera visiva con i tuoi prodotti che vai a scegliere. Un altro ambito molto interessante è quello della formazione, dove per esempio un'azienda può scegliere per esempio sulle nuove assunzioni, di dare la possibilità ai neoassunti di vivere il futuro posto di lavoro in modalità remota, in modalità virtuale da casa, andando a far vedere quello che poi in realtà si troverà sul proprio posto di lavoro, dove in maniera tale che nel momento in cui inizia un'attività si trova già in un contesto un attimino più familiare. Gli altri due ambiti, anche qui, hanno trovato un successo abbastanza interessante, sono stati indubbiamente quelli dell'architettura e delle agenzie immobiliari, perché andando a lavorare con i render estratti a 360, sostanzialmente tu dai la possibilità, ad esempio, a un futuro acquirente di un'abitazione di poter vivere l'abitazione quando ancora non è stata nemmeno costruita. E anche questa stessa cosa per le strutture ricettive. Se tu vai a comprare la tua vacanza, per esempio, io ti posso dare la possibilità di vivere già la tua stanza d'hotel, la tua sala ristorante, tutto quello che è una struttura ricettiva, tipo un villaggio, un hotel. Lo hanno fatto per esempio anche per le navi da crociera, cioè io attraverso i cardboard ti do la possibilità di vivere l'esperienza di viaggio, di vacanza che andrai a fare in questo modo qui. E se volete a livello commerciale e di marketing è una cosa abbastanza interessante. Quali sono i pro e quali sono i contro di una soluzione di questo tipo? Sicuramente quella di poter vivere l'esperienza già dal browser, quindi non necessariamente avere un device per immergersi nella realtà virtuale, ma embeddandola all'interno di un sito web offrendola direttamente dal browser. Non ho necessità di app, posso andare a personalizzare l'esperienza e la scena di realtà virtuale secondo quelle che sono le caratteristiche del mio cliente, quindi logo, colori, font e tutto quello che è un discorso di identità aziendale. Posso facilmente aggiungere e togliere contenuti, così come posso velocemente, tramite il backend di WordPress, lo vedremo tra un attimo, andare ad aggiornare quelli che sono tutte le modalità di, noi li chiamiamo infopanel, cioè tutti quei pannelli, quei pop-up testuali che appaiono nei vari punti sensibili. Quali sono i contro? I contro sono che utilizzando sicuramente lo smartphone e quindi i visori, la durata della batteria dello smartphone crolla in maniera rapidissima e quindi quasi sempre vedete queste esperienze qui con il collegato, il cavetto dello smartphone. Hai la necessità di essere connesso, ho aggiunto almeno fino a quando non scarichi nella cache del browser tutti i contenuti, e la modalità a 360 gradi fruita con i visori e con lo smartphone è legata unicamente all'utilizzo hardware del giroscopio.
Quindi non mi posso muovere perché questa è la domanda che ci fanno quasi tutti, non mi posso muovere semplicemente indossando il visore avanti e indietro nella scena. C'è da dire anche, non è tanto un limite dello smartphone, ma è anche un limite dettato dal fatto che il contenuto fotografico o video che noi facciamo vedere in realtà è un 2D. Se tu ti vuoi muovere all'interno della scena e tanti dispositivi di fascia alta lo permettono mediante dei controlli tattili o anche tramite tastiera, lo puoi fare a patto che però la scena, che tu, quindi la tua camera d'albergo, la tua futura abitazione, deve essere un oggetto 3D all'interno del quale potersi muovere. Ed arriviamo a WordPress. Perché WordPress? Perché, come vi dicevo, siamo pienamente convinti che si tratti di un framework di sviluppo a tutti gli effetti e della soluzione ideale quando devo andare a gestire dei contenuti. Abbiamo realizzato, vi dicevo, un template personalizzato per implementare le specifiche della piattaforma iFrame e il plugin ACF Pro per la gestione dei contenuti e per realizzare l'interfaccia di backend personalizzata. Immagino che lo sappiamo tutti, il plugin ACF cosa fa, cosa non fa. Ad ogni modo è uno dei più utilizzati in WordPress perché ci permette di creare delle interfacce di backend personalizzate e sfrutta ampiamente una delle grandi potenzialità di WordPress che sono i custom field. Nello specifico noi abbiamo utilizzato il campo repeater che ci consente di raggruppare dinamicamente le informazioni e di renderle, diciamo, disponibili in maniera abbastanza organizzata. Perché ci troviamo di fronte ad un'architettura di questo tipo. Noi abbiamo immaginato di avere un cliente e un cliente ha diverse scene che vuole rappresentare all'interno del nostro virtual tour. Per ogni scena ci possono essere degli hotspot che sostanzialmente sono di due tipi. O sono di tipo informativo, vale a dire mi danno un messaggio di testo, mi danno una foto, mi danno qualcosa, oppure semplicemente sono i link che occorre inquadrare per spostarsi nella scena successiva. Ad ogni hotspot devo andare ad attribuire un componente per quanto riguarda la piattaforma iFrame, quindi devo dire dove deve essere posizionato, in che modo deve essere orientato, cosa si deve portare dietro. E quindi ecco qui che ci viene incontro WordPress andando a identificare il cliente come un custom post type, andando a definire all'interno di questo custom post type, l'abbiamo definito così, un custom field di primo livello attraverso un ACF repeater per ogni scena. Quindi io all'interno del mio backend, all'interno del mio post cliente, vado ad aggiungere le varie scene andando a iterare sul tag repeater. All'interno di ogni scena ci sono appunto, vi dicevo, degli hotspot e quindi ho un custom field, abbiamo chiamato di secondo livello, cioè io sono all'interno della scena e vado ad aggiungere di continuo i vari hotspot. All'interno di ogni hotspot poi devo andare ad attribuire posizione, orientamento, eccetera, che non, altro non sono che dei campi di testo associati al campo repeater. Qui brevemente degli screenshot di come è cambiato il backend di WordPress implementando queste funzioni qui. Proviamo un attimo ad andare qui. Vi faccio vedere, giustamente non si vede. Scendendo sotto, ecco qui che io trovo la mia web experience in cui, sempre attraverso, facendo l'uso di ACF, vado a identificare i miei loghi, i miei colori, le mie varie icone e vado a gestire le varie scene. Quindi in questo caso un living. All'interno del living ho un hotspot di tipo info che mi dice un mobile TV modello 123 che è posizionato, queste sono le tre coordinate X, Y e Z, e questo anche la rotazione sempre sulle tre coordinate. E così via, questo è un link per esempio alla scena numero 2 e va di seguito, insomma.
Tornando qui, come ritorno in presentazione, ok. WordPress ed iframe adesso. Quindi, questo è il codice che per esempio serve ad iframe per caricare di base le immagini. Vedendolo abbiamo immaginato che con un ciclo for tutto questo poteva essere abbastanza semplice. Pertanto, abbiamo immaginato appunto che le nostre immagini altro non sono che il contenuto che abbiamo caricato nel backend e fino a quando ho contenuto io sostanzialmente stampo il tag HTML andandolo a popolare con l'ID e con il sorgente memorizzato all'interno del mio campo ACF. Queste sono le varie entità, gli hotspot sono le entità che vado a collocare all'interno della scena. E quindi anche qui io vedo che c'è un'entità che ha un ID, eccetera, eccetera, la varia sua posizione, la sua rotazione, se è un'immagine, se ha del testo, eccetera, eccetera. E allo stesso modo di come abbiamo fatto prima, con un ciclo for, andando a iterare sempre sul plugin ACF i vari hotspot, andiamo a stampare tutte quelle che sono le informazioni memorizzate, quindi se per esempio è un hotspot che va verso un link, avrà una sua sintassi e mi vado a stampare la posizione, la rotazione, eccetera, eccetera. Se è un info panel, vado per esempio a stampare il contenuto testuale che deve rappresentare e così via. Ora se ci riesco da qui, volevo farvi vedere una demo. Questa è una chiesa. Non so se si riesce a sentire, c'è anche l'audio di sottofondo. Io ho un visore verde qui al centro e quindi sto facendo l'esperienza attraverso il browser. Ci sono degli hotspot qui in basso che mi servono per spostare. Qui per esempio c'è uno spot informativo, gli affreschi medio-bizantini, Santa Parascera in controfacciata. Così come salgo su guardando il mosaico, ne vedo degli altri. Ecco, inquadrando l'altro spot mi inizio a muovere, vado alla scena successiva. Tutto questo, un attimo che lo apro anche qui. Vedendolo su uno smartphone o su un tablet e facendo in qualche modo un largo uso del giroscopio, la mia scena si muove in base al movimento dello smartphone. E andando a, come dicevo, lasciando il lavoro sporco a iframe, banalmente cliccando il pulsante di cardboard, ha diviso in due la scena, mettendo i due riquadri, e adesso, così com'è, lo andiamo ad inserire all'interno di un cardboard e ci ritroviamo catapultati all'interno, in questo caso, della chiesa di Casarinello. Dove siamo? Ce ne sono degli altri, come magari dalle slide vi potete, eventualmente, a chi interessa, li può vedere. Io sono andato super rapido, cioè ci sono qualche minuto eventualmente per qualche domanda.